Se veramente un giorno riusciremo a sapere quale opinione hanno di noi gli animali, sono certo che non ci resterà da fare altro che sparire dalla faccia del pianeta, sconvolti dalla vergogna. Non siamo noi a scegliere un animale per compagno, ma è lui che sceglie noi e oltretutto fa in modo che ci si continui a cullare nell'illusione di aver agito di nostra libera iniziativa. Com'è che nel DNA dei tacchini, dopo quasi 400 anni, non si è incisa quella data che segna annualmente la loro ineluttabile strage? Più ci ragiono e più mi viene da pensare che possa trattarsi di suprema dignità. Le davo noia solo a vedermi, di conseguenza mi aveva superbamente cancellato dal suo orizzonte. A ben considerare, questi maiali ubriachi, al contrario di tanti uomini, non si sono comportati da porci. Carezzandogli a lungo la testa, riuscii ad alleviare in parte la mia pena. Quanti suoi compagni aveva visto morire ammazzati nella sua lunga vita per esserne riuscita a mimarne la morte. Si dice di due persone che reciprocamente si detestano e non perdono un'occasione per litigare, che sono come cane e gatto. Vorrei che qualche mio pronipote consegnasse agli animali una copia di questo libretto perché di me e di moltissimi altri come me possano avere un'opinione sia pur leggermente diversa.